Benvenuti all'ultima sessione pomeridiana dell'Ecomo Film Festival nella Sala Bianca del Teatro Sociale. Cercheremo di piantare un seme per far crescere un baobab, una sequoia per i prossimi anni. Adesso è fuori di metafora, oggi abbiamo chiamato a raccolta chi sul territorio si occupa di cinema, di cineturismo e di film commission, quindi di incentivare anche le produzioni e i film girati sul lago di Como per appunto far crescere le sinergie per i prossimi anni. Iniziativa da tenere in considerazione assolutamente. Per quanto riguarda la conferenza di oggi, devo dire che potrebbe essere uno start per parlare, continuare a parlare, per sensibilizzare su questo grosso strumento di marketing per il territorio che è la Film Commission, quindi ritengo che sia utile. Il film che vi presentiamo oggi è Encounters at the End of the World di Werner Herzog. È un film che esplora la natura e l'essere umano, come tutta la cinematografia di Herzog del resto. Questa volta andiamo in Antartide. Herzog non si era mai spinto così tanto a sud, ha fatto film all'estremo del nord, in tutte le zone dell'equatore, e adesso ci spostiamo nella terra, per così dire, anzi per dirlo con Herzog, where the penguins lives. Spero che riusciate a portare a buon fine questo festival, con il maggior numero di presenze possibili, e che possiate continuarlo a farlo negli anni prossimi. Chiudiamo questa sera queste bellissime proiezioni all'Arena del Teatro Sociale e le chiudiamo forse con l'autore che ci piace di più, che amiamo di più e probabilmente l'autore che sul tema del paesaggio ha fatto dei film magnifici. Il primo film che vede questo regista l'ho trovato molto, molto intenso, molto bello e direi anche molto coerente con lo spirito del festival. Puisqu'en fait il y a un très très beau cadrage, il y a très belle direction de la photographie avec un parti pris qui est tenu tout le long.